5 giorni dedicati al pianeta Roma, al villaggio per la terra di Arte Italia e movimenti defocolari. Si parla anche di media e di giornalismo. Com'è lo stato dell'informazione ambientale in Italia? Beh, potrebbe essere peggio considerando qual è lo stato dell'ambiente in realtà. Certo, c'è moltissimo da fare. Ci sono quotidiani importanti come La Stampa che hanno un supplemento dedicato, altri come il Corriere della Sera che ignorano oppure fanno di peggio, mettono a confronto, che so io, lo scienziato che si occupa di clima con il negazionista, come se gli aspetti scientifici dell'ambiente potessero essere oggetto di par condicio. Non è una questione di ideologie, non è io la penso bianco, tu la pensi nera. La scienza e l'ambiente hanno una sola verità e noi come giornalisti abbiamo il dovere di rappresentarla, per cui sempre di più cresce nei giornalisti la coscienza e la certezza che questa è la strada. Per questo penso che l'informazione stia meno peggio di come non si dica. La terra non sta messa bene e noi dobbiamo fare sempre di più informazione di buona qualità. Di questioni climatiche mi sembra che sui media si parli abbastanza, direi che anzi è uno degli argomenti mediaticamente più di successo tra quelli che hanno implicazioni scientifiche notevoli. Se ne parla magari a volte con delle semplificazioni un po' tranchant, con una tendenza al catastrofismo che naturalmente, prospettando cattive notizie, si vende meglio delle buone notizie, ma se ne parla direi in maniera ampia ed è questa credo una delle ragioni per le quali tra i temi scientifici o con implicazioni scientifiche, che è quello forse che la gente ha percepito di più proprio ormai a livello di cultura di massa. È difficile trovare persone che non abbiano contezza del riscaldamento globale e del fattore antropico nel riscaldamento globale, quindi direi che è tutto sommato una buona pratica di comunicazione scientifica. Lo stato dell'informazione ambientale in Italia non è molto buono, anzi è direi abbastanza basso se guardiamo i media mainstream, mentre invece ovviamente ci sono delle attività molto interessanti e molto buone nei social, voi ne siete una dimostrazione concreta, ma nel mainstream invece è molto basso, ma non tanto per la quantità di informazioni o piuttosto perché non ci sono sufficienti sezioni specializzate in ambiente, in effetti ce ne sono davvero poche, il problema appartiene piuttosto a come si sviluppa il discorso pubblico in questo paese, e il discorso pubblico riguarda la politica come l'informazione, e lì l'ambiente è marginale, è sempre marginale. Se guardiamo ciò che succede all'estero non è così, non succede così nemmeno negli Stati Uniti d'America di Trump, lì la questione ambientale si intreccia molto nel discorso pubblico anche con le scelte politiche ed è normale che giornali come Le Monde o Frankfurter Allgemeine o The Times, non solo il Guardian o il New York Times negli Stati Uniti dedicano le loro prime pagine, le loro home page sul web a notizie di tipo ambientale, la questione che riguardano il confronto sui cambiamenti climatici e quant'altro. Qui in Italia non è. Oggi, in questi giorni, c'è una grande polemica sulla questione vaccini e l'attacco a Report che ha fatto, secondo quello che dicono i media mainstream, un'operazione sbagliata. Peccato però che la cosa di cui viene attaccato Report, cioè di avere dato lo stesso valore alle critiche di pochi scienziati che dicono che c'è un problema, medici che dicono che c'è un problema sui vaccini, è la stessa operazione che fa il Corriere della Sera quando mette a confronto pareri come se fosse in par condicio sui cambiamenti climatici tra un negazionista e chi invece si preoccupa, uno scienziato che si occupa dei cambiamenti climatici. E non è una piccola cosa che un giornale tradizionale con articoli e lettori tradizionali come La Stampa abbia voluto impegnarsi in campo ambientale. È un piccolo passo, però è un passo che sta diventando sempre più solido e io sono convinto che molto presto verremo imitati anche da altri giornali. Io credo che il giornalismo ambientale abbia un grande futuro sia nei contenuti sia anche come sbocco professionale.